Nicole? In che senso? Nel senso che sono dovuto venirlo a sapere dal telegiornale che suo padre è morto. Allora, così è, va bene? Ma perché? Ma perché deve succedere sempre tutto a me? Ma come si fa a morire così? Come si fa? Sbranato da dei cani a Bogotà? Ma manco in un brutto film di narcotrafficanti, dai! Calmati, Nicole! Oh, mamma mia! Questa è la casa di una persona che soffre? Ha passato l'estate agli arresti domiciliari. E alla fine l'è pure morto il padre. Parlare di Giorgio De Grandis non è facile. Un uomo, un marito, un commercialista. Fare la vedova siciliana vestita di nero mi sembra un po' troppo, no? Non è che siamo negli anni 50. Sapete mantenere un segreto? Voi siete quattro deficienti totali. Brindisi! Eccoli qua, sono con noi Edoardo Giugliarelli, Nicole Angelozzi e Pauline Fanton. Ho detto bene tutti i cognomi, nome, io se sbaglio tutti gli accenti di solito. Nella serie siete Ludovico, Maria Grazia e Nicole. Un grande successo, sta andando benissimo questa comedy. Sì, dal 15 dicembre che ci arrivano un sacco di messaggi sulla terza stagione. Quando sarà la terza stagione? Neanche uscita la seconda, quindi non ce l'aspettavamo. Che ruoli interpretate? Chi sono questi ragazzi? Io interpreto Nicole De Grandis, che... C'è la telecamera lì. Interpreto Nicole De Grandis, che è la proprietaria di casa e appunto, come abbiamo già visto nella prima stagione, rimarrò senza carte di credito, senza genitori, perché i miei genitori scappano a Panama e quindi decido di affittare le stanze della mia casa a questi tre ragazzi, quindi Nicola Angelozzi, Edoardo Giugliarelli e Giulia Scarano, che è l'altra protagonista. Edoardo, allora diamo l'appuntamento per Confusi, insomma siete stati raggiunti da questo grande successo popolare. Ormai vi scrivono tutti quanti sui social. Sì, devo dire una fetta di comunque di ragazzi l'ha presa, una fetta anche abbastanza particolare, pubblico, di età, ha preso molto anche i genitori, le famiglie soprattutto, e, in quanto spesso ci arrivano messaggi anche da genitori, da madri, da padri, vedi, che appunto guardano il programma insieme ai figli. Noi Riccardo Bocca infatti vi guarda, ecco, allora diamo l'appuntamento. In quanto ventenne, ovviamente. In quanto ventenne. Diamo l'appuntamento con la piattaforma di Rai Play. Vai. Seguiteci su Rai Play, sia per vedere tutte le 10 puntate, ma anche per i contenuti extra. E noi vi aspettiamo, poi ci fate sapere se vi piace. Sono deliziosi questi ragazzi, già li amo, già li adoro. Ciao, grazie, grazie, complimenti. Grazie Edoardo, ciao Nicole e Pauline. Riccardo Bocca sarà davanti a Rai Play a guardare la comedy. Ovviamente, ciao. Adoro la confusione. E poi è critico televisivo, attenzione che poi scrive lui. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Ciao, ciao, complimenti, complimenti. Linea è sempre mezzogiorno. Tutti guai, forse siamo solo dei...